Ed eccoci, stiamo passeggiando per via Adriano, questo bellissimo quartiere in riqualificazione. Siamo con Daniele Menti e Paolo Rusconi che ci fa le immagini. Ci hanno consigliato questo soccorso stradale al 68 di via Adriano. Oltretutto il cartello dice area videosorvegliata. Però, cari amici, questo luogo dell'area videosorvegliata non ne ha neanche l'apparenza. Andiamo a vedere, seguiteci, che controlliamo cosa c'è veramente. Andiamo, Dani? No. Ed eccoci, prima puntata del 2019, City Report vi porta nel municipio 2, in via Adriano 68, anche se questo ingresso è proprio a fianco alla scuola che vi ha già mostrato Paolo nelle immagini e lo ringraziamo con la sua telecamera. Questo è l'ingresso dove entreremo a visionare questa proprietà, dove ci è stato detto esserci motori rubati, macchine rubate, persone che dormono, bivaccano e dei noti personaggi dello spaccio. Tra l'altro proprio a fianco c'è anche una colonia di gatti che purtroppo subisce la presenza di queste persone che diciamo non hanno dei modi gentili verso la costruzione, la ribaltano, li cacciano perché gli dà fastidio che ci siano delle persone che comunque vengono a curare questo angolo che è totalmente abbandonato all'interno di un quartiere che in questa parte andrà recuperato. Qui a fianco c'è anche il famoso Adriano 60, case popolari MM, dove oggi i vigili del fuoco stanno facendo le esercitazioni. Quindi seguiteci, guardate il nostro video sul nostro canale City Report e sui media. E adesso entriamo.
Buongiorno a tutti, primo servizio dell'anno di City Report. Siamo dentro alla carrozzeria abbandonata in via Adriano 68. Ci è stata segnalata da molti cittadini e anche padri, madri, genitori dei ragazzini che sono a scuola qui a fianco. Questa proprietà ancora non era stata vista da nessuno, la stiamo vedendo noi per la prima volta e guardate cosa abbiamo trovato. Grazie a Paolo Rusconi, seguici. Questo è un tavolo dove si fermano a mangiare. E ti facciamo vedere i pernotti. Sono appena scappati via queste persone perché ci hanno sentito entrare. Tu non so se hai già montato il flash, puoi pure entrare e inquadrare.
C'è un pernocco qui e uno lì dentro, seguimi. E continuiamo, questo è un letto dove già delle persone dormono, vedete c'è la coperta, qui ci sono i posaceneri, ci sono le ciabattine, le robe da bere. Ed eccoci, Paolo Rusconi ci segue, questo è un altro pernotto un po' più articolato, attenzione. Voilà. Entra pure, così fai vedere un attimo quello che c'è. La puzza e l'odore non ve li possiamo mandare, ma dovete essere felici così, perché qui è veramente intollerabile. Proseguiamo all'interno di questo capannone che una volta era la verniciatura. E cosa troviamo nella verniciatura? Abbiamo appena aperto le porte, anche qui sono fuggite delle persone. Molto probabilmente crediamo che siano gli ex abitanti di Via Adriano 60, lo stabile MM che è qui a Tivo, dove oggi stanno facendo le esercitazioni Vigili del Fuoco. Se mi vuoi seguire Paolo, però è una manovra un attimino di equilibrio. Bisogna camminare sopra questo ferro per evitare di cadere, perché qui sotto c'è una buca. Coperte, borselli e un libro. Che libro è questo qua? Vediamo. Noi che siamo sempre curiosi. Una guida medica. Una guida medica ai fattori patogeni. Si vede Paolo? Cosa ci fa qui questo? Questo parla di malattie infettive, di virus. Non vorremmo pensare male, ma ci sarebbe da dire qualcosa. Thank you.
E se quello davanti è bloccato, che c'è cemento davanti? Non lo so dove lo passano fino a qua. Posso farti vedere una cosa? Posso io farti vedere? Vieni con me. No, un secondo. Vengono. C'è il cemento. Ma tu lavori, che fai? No, non lavoro. Niente, anche te. Perché prima bagna. Io già metto tiarla sopra, non bagna più, adesso lo uso. E da quanto sei qui? Resto 6-7 mesi. No. 7 mesi, va bene, neanche tanto. Io mi auguro che ti possa andare meglio, insomma. Non è andare meglio. L'Italia, l'Europa dovrebbe dare qualcosa in più a tutti. No, comunque devo dire che ti sei scelto il posto migliore. Ho visto gli altri di là e non no, questo è migliore, vede, anche l'ha fatto bene così, coprirlo, perché il muro non è muro, c'è la ferro. Eh sì, è perché c'è l'amianto lì. Ma ti volevo chiedere una cosa, prendi a me, basta. Ed eccoci, siamo in via Adriano 69, finalmente abbiamo finito di sopralluogare tutta questa immensa proprietà che sembrava terra di nessuno
sapeva quello che succedeva all'interno. Adesso avrete le nostre immagini, le avete appena viste, avrete visto tutto quello che è successo, questo personaggio che abbiamo trovato all'interno, che ci ha raccontato un po' di cose a modo suo sicuramente, un personaggio anche un pochettino losco, dato che durante il nostro chiacchiericcio con lui è entrato dentro la sua stanza, ha chiuso la porta ben due volte, ha mandato dei messaggi col telefono, abbiamo sentito suonare, insomma, delle cose molto particolari. Sicuramente di questa proprietà, dopo che abbiamo fatto il nostro servizio, sentirete nuovamente parlare magari da qualche altro media. Noi siamo stati i primi, siamo contenti che per il primo servizio del 2019 prosegue la nostra campagna scuole. Salviamo le scuole devono essere sicure per i nostri bambini. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per voi. Vi ringraziamo, Tullio Trapasso, City Report, Daniele Menti e Paolo Rusconi.